Si chiama Sono geloso di questa città, il libro di Lorenzo Mingardi presentato ad Urbino. Il volume, per edizioni Quodlibet, è stato presentato nell'aula sospesa dell'ex magistero di Via Saffi. Secondo me è importantissimo perché questa è una delle architetture più importanti che De Caro realizza nella sua vita, perché De Caro è un architetto che ha costruito abbastanza, soprattutto in Italia, non ha mai costruito all'estero, ma soprattutto ha costruito a Urbino. Urbino è stata per anni la sua città, non solo una città in cui è costruito, ma quasi una compagna di vita, perché ha avuto un rapporto veramente esclusivo con questa città. Possiamo dire che sia un unicum nel panorama dell'architettura italiana della seconda metà del Novecento, ma è un architetto che ha goduto di così tanta libertà progettuale e anche potere, ecco, all'interno di questa città. Anche rancore, perché a un certo punto, quando non gli fanno fare quello che voleva fare, cioè le direttive del suo PRG non vengono in gran parte rispettate, pian piano De Carlo viene allontanato da questa città. A un certo punto, negli anni 70, viene allontanato, verrà richiamato molto più tardi, circa quasi 10 anni dopo, gli danno anche la cittadinanza onoraria, quindi insomma verrà in un certo senso riqualificato, però De Carlo si arrabbia molte volte, ecco, aveva sì potere, ma aveva anche molti nemici all'interno di questa città. Ecco. Le sue opere rimangono, e soprattutto questa opera, il Magistero, e soprattutto la prima parte dei collegi universitari, il Collegio del Colle in particolare, sono veramente due pietre miliari dell'architettura italiana del Novecento, che vengono studiate soprattutto all'estero. Questo è molto importante da dire, cioè in Italia hanno meno successo rispetto a corsi di storia dell'architettura, che vengono realizzati all'estero, in cui De Carlo è ancora un nome molto importante per l'architettura italiana. In Italia meno, in Italia meno. La data è ancora incompiuta, sì, non si sa, la vicenda è stata molto lunga, dalla copertura all'interno, insomma è una vicenda, però teneva molto quel progetto De Carlo, ne parla molto, ecco, negli ultimi anni della sua vita, teneva particolarmente a quel punto in cui si sentiva particolarmente legato anche per la vicinanza con Francesco Di Giorgio, con cui lui aveva un rapporto a distanza, ovviamente, perché i secoli erano molto, insomma, i secoli di distanza erano tanti, però si sentiva un continuatore, ecco, del verbo di Francesco Di Giorgio, quindi sicuramente uno spazio importantissimo per lui.